Buonasera, eccovi collegati con Avezzano, cittadina che ospita stasera questo campionato mondiale dei medi junior tra Gianfranco Rosi e lo sfidante ufficiale, l'americano Glenn Wolf. Un altro impegno molto difficile per il nostro Rosi. Glenn Wolf è considerato un picchiatore, soprattutto un demolitore, ha 27 vittorie, 24 delle quali prima del limite. Una sconfitta e un pari, quindi un avversario molto difficile. C'è un colpo d'occhio eccezionale qui ad Avezzano, vedete, ci saranno almeno 8-10 mila persone che assistono qui alla piazza Risorgimento a questa riunione che vi è proposta da Renzo Spagnoli e la sigla romana che appunto organizza il campionato mondiale di stasera. Avezzano ha accolto con molto entusiasmo questo impegno, l'amministrazione locale ha fatto un grande sforzo. Dobbiamo dire che Avezzano tra l'altro punta ad essere provincia, anche se è rimasta delusa dalle ultime decisioni secondo le quali è stata esclusa, ma conta comunque di rientrare. È in effetti una cittadina che ha una grande attività nel suo entroterra. Ed ecco, vediamo arrivare l'americano Glenn Wolf, eccolo, pugile di Miami, Florida. È un picchiatore, come dicevamo prima, che ha una storia personale molto particolare, è rimasto orfano giovanissimo, aveva 10 anni quando ha perso il padre, poi a 15 anni la madre, vive con una donna che gli ha già dato 6 figli maschi, e vive nel quartiere più povero di Miami, quindi è un disperato, un uomo alla ricerca attraverso il pugilato del successo e quindi del denaro. Porta sulle spalle le insegne di un'azienda italiana. Attenzione, lì c'è stato un po' di polemiche perché il giudice italiano che fa parte della giuria, Montella, è titolare di questa agenzia e ovviamente ci sono delle perplessità su questa situazione un po' particolare. Tra qualche istante avremo sul ring anche Gianfranco Rosi, vedete ancora Glenn Wolf che si riscalda, la giuria, anticipavamo prima di Benedetto Montella che è il giudice italiano, la giuria è composta da Brown, oltre a Montella, Brown è giamaicano, poi Corner canadese, mentre l'arbitro è l'americano Sam Williams. Ed ecco Gianfranco Rosi con tutto il suo clan, un clan pittoresco come ormai è diventata abitudine di Gianfranco Rosi, che tra l'altro nelle sue maglie ha fatto scrivere 10 e lode. Infatti questa è la decima sfida mondiale che Gianfranco Rosi affronta nella sua carriera di pugile professionista, carriera da professionista cominciata nel 79. Il pubblico di Avezzano con grande calore accoglie Rosi sul quadrato. Ecco, Gambuti ci propone questa immagine molto suggestiva. Indubbiamente il pugilato all'aperto sotto le stelle è al massimo della sua spettacolarità. Gianfranco Rosi, quindi professionista dal 79, eccolo inquadrato, molto teso ma concentrato e come sempre molto determinato. 54 incontri all'attivo, 51 vittorie e 3 sconfitte. È stato buon dilettante, da professionista campione d'Italia nei welter, campione europeo, poi fu battuto da Honegan per KO alla terza ripresa nell'85, passò poi nei super welter, ebbe una rinascita totale, divenne non solo campione d'Italia ma campione d'Europa e poi campione mondiale. Siamo ai preliminari, l'inno statunitense per l'arbitro Sam Williams e naturalmente per Glenn Wolf. Yeah.
suma l'inno statunitense, mentre vediamo con Glenn Wolf il suo procuratore. Al Bonanni è un italiano residente in America. Bonanni è nato a La Spezia ed eccoci alle note dell'inno di Mameli. Cerca di caricarsi Gianfranco Rosi. Con applausi le note dell'inno di Mameli, il pubblico di Avezzano. Rosi, dicevamo, è diventato campione mondiale nella categoria dei medi junior battendo Lupe Aquino, il messicano Lupe Aquino, il 2 ottobre dell'87, poi ha battuto Dwayne Thomas a Genova per KO, ma ha perso con Don Carri a Sanremo per KO tecnico alla decima ripresa. Era l'8 luglio dell'88 e a quel punto praticamente Rosi veniva considerato un pugile finito. Invece seconda rinascita per Gianfranco Rosi, fermo 6 mesi, affronta 2 incontri di rodaggio. Il 15 luglio dell'89 vola ad Atlantic City per affrontare Darren Van Horn, uno statunitense di origine olandese. Van Horn era imbattuto, era la nuova stella del pugilato americano, aveva 20 anni, 21 incontri, 19 dei quali vinti prima del limite. Ebbene, Rosi fu protagonista di una grande impresa, vinse chiaramente ai punti. Poi ha difeso il titolo con l'australiano Troy Waters, fu un bel match, quindi con Daigle facile a Monte Carlo, con Van Horn un po' più difficile, quindi anche con Jacot a Mutzen. Le prestazioni di Gianfranco Rosi non sono state molto spettacolari. E stasera Gianfranco Rosi affronta il pugile che vedete in primo piano, Glenn Wolf. C'è da dire che a rivalutare Rosi è venuta un mese fa la vittoria di Van Horn, che ha battuto Lindell Holmes per KO nei supermedi diventando campione del mondo. E proprio in quella circostanza Van Horn adesso ha detto, il match si è svolto in Italia, ha detto: adesso capite quanto è forte il vostro Gianfranco Rosi. Ma Gianfranco Rosi stasera ha indubbiamente un avversario molto molto difficile, e anche le quotazioni, i pronostici sono al 50% tra i due pugili, quindi metà per Rosi e metà per Wolf. È chiaro che per Rosi l'età incalza, 34 anni, 30 ne ha il suo avversario, e quindi ad ogni incontro aumenta il logorio di Gianfranco Rosi, che comunque si è preparato molto bene come sempre, prima in quota Courmayeur, poi a Perugia sul Colle della Trinità, allenandosi con Pellizzaro, con Mastro Donato e con l'americano Buck Smith. Il match si svolge nella piazza del Risorgimento di Avezzano, tutto è pronto, Sam Williams può far cominciare l'incontro, è un ottimo arbitro Williams, ma molto fiscale si dice. Questo, anche qui ci sono dei problemi, ci sono state delle polemiche, perché si dice che Williams, proprio perché fiscale, non è l'arbitro ideale per Rosi, che quando è in difficoltà lega, tiene una box un po' d'ostruzionismo, diciamo, sempre nei limiti del regolamento, ma un po' ostruzionistica, e quindi se l'arbitro è fiscale Rosi può avere qualche problema nel legare l'avversario. Rosi deve guardarsi soprattutto dalla potenza del suo avversario, pericoloso, ci viene detto, soprattutto coi colpi in uscita. Sicuramente Wolf attaccherà, è un pugile, è un fighter, un attaccante. Rosi ama boxare di rimessa, quindi questo non deve spaventare l'avere un pugile che attacca, perché proprio
quanto gradisce Gianfranco Rosi. Vedete il primo piano di Sam Williams, arbitro statunitense molto noto, e tra qualche istante avremo l'inizio del mondiale. Ecco Sam Williams che ha chiamato a centro ring i due pugili che vanno ora agli angoli. Tra qualche istante comincerà da Avezzano il campionato mondiale dei medi junior. Rosi contro Wolf. Rosi, Rosi, urla il pubblico di Avezzano. Comincia l'incontro. Wolf cerca di venire avanti portando il sinistro, ha provato anche il destro. Rosi gli gira attorno. Rosi ha solitamente bisogno di qualche ripresa per carburare, un po' come tutti i pugili non più giovani. Fuori misura Rosi con questi ganci di d'assaggio, poi è entrato col sinistro dritto nella guardia di Wolf, ma sono ancora colpi d'assaggio. È entrato col sinistro ancora nella guardia di Wolf Rosi. Rosi è come sempre molto mobile sulle gambe. Ancora il sinistro di Rosi, il destro in uscita da parte di Wolf. Il sinistro di Wolf ha sparato un gancio sinistro che ha caricato col movimento della spalla, ma Rosi è stato molto bravo ad evitare il colpo con un arretramento del busto. Rosi cerca di tenere a distanza l'avversario col suo jab, poi lo manda a vuoto col gancio sinistro. Ha mandato a vuoto Wolf ed è entrato due volte col destro e subito è scattato un avvertimento di Sam Williams nei confronti di Rosi. E queste sono preoccupazioni che il clan del pugile perugino ha espresso in questi giorni, proprio la fiscalità, come dicevamo prima, dell'arbitro Sam Williams. Sinistro di Rosi a chiusura di un round sostanzialmente equilibrato, un round che dobbiamo considerare pari. I colpi più efficaci sicuramente li ha messi a segno Rosi, ma dobbiamo dire che il round non ha espresso momenti particolarmente significativi, salvo quella serie piazzata da Gianfranco Rosi dopo aver mandato a vuoto l'avversario, e quindi il round è pari, ma la preferenza è per Gianfranco Rosi. Vedete Bocciolini, il maestro di Gianfranco Rosi, che è all'angolo insieme con Silverio Gresta, il procuratore, e Gambuti ci ripropone una fase del primo round. Vedete Rosi entra prima col destro, poi replica il colpo, e qui c'è anche l'avvertimento, vedete, di Sam Williams. E siamo ora alla seconda ripresa. Sinistro dritto di Glenn Wolf, e poi ha caricato il destro andando a vuoto. È un po' lento
il pugile statunitense, sinistro di sbarramento da parte di Rosi. Due montanti destri di Gianfranco Rosi. Rosi è un tecnico, non ha potenza come dicevamo all'inizio, ma precisione. Infatti anche adesso ha toccato bene col destro. Rosi cerca di tenere a distanza l'avversario lavorando soprattutto col jab, il jab sinistro, e cercando quando possibile di doppiare col destro. Lavoro che sinora a Rosi sta riuscendo. Adesso Rosi ha piazzato due colpi, Wolf è andato a sua volta a segno col sinistro in gancio. Bravo Rosi in uscita con questi due colpi. Il sinistro d'anticipo di Rosi, preciso al volto, e come dicevamo, come prevedevamo, è Wolf che va a cercare Rosi. Montante destro di Wolf in corpo a corpo. Ovviamente vi segnaliamo solo i colpi più significativi. Sinistro dritto di Rosi. Serie in corpo a corpo da parte di Gianfranco Rosi, preso un po' sul tempo Wolf, non risponde con molta efficacia. Poi ecco ora l'americano provare i montanti, poi ganci corti, un testa a testa prolungato a segno col destro, poi col sinistro Rosi, ancora Rosi subisce il gancio sinistro di Wolf, ma attacca ancora Rosi andando a sua volta a segno più volte. Si scalda il pubblico e il match è molto vivo. Buona serie anche di Wolf. Uno scambio prolungato, durissimo. E vediamo che al termine del round Wolf ci sembra abbia l'occhio sinistro un po' gonfio. Gianfranco Rosi, dobbiamo dire, ha accettato questo scambio prolungato a corta distanza, non è il suo terreno preferito, quello che dovrebbe essere più idoneo alla sua box. Rivediamo, perché Rosi è un tempista, uno stilista, uno che boxa alla distanza, invece qui ha accettato lo scambio prolungato, serrato. Vedete Gambuti giustamente ci ha riproposto questa fase a corta distanza, che invece dovrebbe essere maggiormente gradita da un demolitore, un picchiatore come Glenn Wolf. Ma Rosi è stato molto bravo, ha piazzato parecchi colpi, avete visto prima il destro, ora il sinistro, ancora il destro di Rosi, sono ganci corti, molto efficace, ancora il destro di Rosi è andato a segno, quindi un scambio molto bello. È una seconda ripresa a nostro parere per Gianfranco Rosi. Siamo al terzo round del campionato mondiale dei Medi Junior, stiamo trasmettendo in diretta da Avezzano. Il destro di Rosi ha fatto per un attimo piegare le gambe a Glenn Wolf, bravissimo Gianfranco Rosi, un destro improvviso al volto che l'americano ha accusato. Si è fermato per un attimo piegando leggermente le ginocchia a Glenn Wolf, poi il montante sinistro d'anticipo da parte di Rosi, ottimo combattimento da parte del pugile di Assisi. È ancora una volta un saggio della bravura di Rosi, ha mandato a vuoto l'avversario ed è rientrato col suo destro. Un sinistro di Wolf al corpo. Wolf carica con tutta la sua forza i colpi, si affida
essenzialmente alla potenza dei suoi colpi. Box molto scarna quella di Wolf, come tutti i picchiatori. Il sinistro di Wolf è andato a segno, poi Rosi è riuscito a centrare a sua volta col sinistro Wolf, ma ha incassato Rosi un colpo duro. Sta caricando molto i suoi colpi Glenn Wolf, che cerca il colpo del KO, ma Rosi lo tiene a distanza molto bene, mandandolo a vuoto come in questa circostanza. Sempre pericolosissimo comunque l'americano. E il sinistro di Glenn Wolf manda al tappeto Gianfranco Rosi. Viene contato Rosi dopo aver subito il sinistro di Glenn Wolf. Contato Rosi, può riprendere il match. E adesso il momento è particolarmente difficile per Rosi. Ancora il destro di Wolf, deve stringere i denti Gianfranco Rosi, perché Wolf sta cercando ovviamente la soluzione prima del limite. E vedete Rosi come manda fuori misura l'avversario, che è andato ad appoggiare le ginocchia al tappeto, e Rosi ha colpito. Quindi sempre lucido Rosi, questa è una dimostrazione della sua lucidità. Naturalmente Williams, l'arbitro, lo ha richiamato, non era un richiamo ufficiale ma un avvertimento. Rosi, da vecchia volpe, ha sfruttato comunque l'occasione. A sinistra ancora di Rosi, finisce la ripresa, ripresa che Glenn Wolf si aggiudica in virtù di quel knockdown che sicuramente rivedremo tra qualche istante. Un sinistro che ha centrato Gianfranco Rosi, che vedete all'angolo, un sinistro d'incontro mi è sembrato, adesso rivedremo la ripetizione. Ecco il sinistro, avete visto, e poi col braccio destro Glenn Wolf ha avuto questo gesto di soddisfazione per il colpo messo a segno, il sinistro sul quale Rosi è andato al tappeto. Dobbiamo dire che il colpo è arrivato quando Rosi aveva già portato il busto indietro, quindi non era un colpo preso d'incontro che sarebbe stato molto più efficace. Quindi Rosi si è ripreso bene. Gambuti ci ripropone, vedete, il sinistro di Wolf. E ora siamo alla quarta ripresa, le immagini sono nuovamente in diretta. Sinistro di Rosi sull'attacco di Wolf, ancora il sinistro dritto di Gianfranco Rosi. Il clan di Rosi aveva detto ci sarà molto da soffrire, e queste previsioni, del resto abbastanza facili, sono subito confermate. Ma back. È entrato Rosi col sinistro, ancora il destro di Rosi con Wolf alle corde. Il destro di Rosi in gancio, un colpo che Rosi ha preparato molto bene con una rotazione del busto, ha caricato il gancio destro, ora il gancio sinistro, ma prima il colpo era molto preciso. Ancora Rosi a segno, il destro di Rosi molto preciso, ancora in gancio, splendido colpo messo a segno da Rosi, che purtroppo non ha la stessa efficacia di Wolf, ma questi colpi fermano l'azione dell'americano. Portato un montante destro da lontano Wolf, chiaramente telefonato, e Rosi l'ha evitato tranquillamente, accetta lo scambio a corta distanza. Rosi è andato a segno col destro, Rosi ha risposto comunque bene all'americano, sempre gran lavoro di gambe da parte di Rosi.
destro ancora di Rosi, è andato a segno al volto sull'americano che attaccava. Energico intervento di Williams per dividere i due pugili. Queste pause vanno bene a Rosi. Sinistro dritto di Rosi, va ancora a segno Rosi. Insiste Gianfranco Rosi, è un buon incassatore l'americano. Del resto poi i colpi di Rosi non sono i colpi del picchiatore, anche se precisi non hanno certo l'effetto di quelli del suo avversario. Una buona ripresa da parte di Gianfranco Rosi, che ha recuperato e si è aggiudicato il round. Rosi è un pugile di grande saggezza tecnica, rivediamo qualche fase, e tatticamente un pugile Rosi che sa adattarsi a qualunque avversario. Vedete la buona azione difensiva iniziale da parte di Wolf, che aveva toccato due volte Rosi, e poi Rosi insistere pressando l'avversario e costringendo poi con le tenute l'arbitro Williams a intervenire. Il match è molto duro, ma dobbiamo dire anche abbastanza spettacolare rispetto ai precedenti, agli ultimi incontri. È sicuramente molto più avvincente questo, e anche dobbiamo dire molto più difficile per Gianfranco Rosi. Siamo alla quinta ripresa. Buona serie a due mani da parte di Rosi, parzialmente assorbita dai guantoni di Glenn Wolf. Sinistro dritto ancora di Rosi, sono colpi di disturbo questi, ovviamente servono per disorientare un po' l'americano, per frenarne l'azione, e poi Rosi d'anticipo ha piazzato un buon gancio sinistro. Ancora Rosi d'anticipo sull'americano, è importante l'azione d'anticipo di Rosi. Adesso, proprio anticipando l'americano, Rosi è andato più volte a segno, lo ha preso sul tempo e Glenn Wolf non è riuscito a piazzare i suoi colpi. È una cosa che Rosi sicuramente ripeterà. Anche adesso ha anticipato Wolf, Rosi ha piazzato un buon destro al volto. Sinistro d'incontro da parte di Rosi sull'attacco di Wolf, poi si è fermato e Rosi saggiamente ha legato. Il sinistro di Wolf traballa Rosi, torna indietro Gianfranco Rosi, colpito da Wolf che ha grande potenza in questo sinistro. Rosi ha accusato il colpo, ha caricato ancora il sinistro, Wolf andando a vuoto. Altro momentaccio per Gianfranco Rosi. Vincendo il round Rosi, e poi è arrivato quel sinistro che ha nettamente accusato. Sinistro d'incontro da parte di Rosi. Il destro di Rosi, insiste ancora Rosi, andando più volte a segno con i suoi colpi, soprattutto coi destri. Ancora Rosi, destro, sinistro, dritti a segno. Il destro in uscita da parte di Rosi. Rosi ha piazzato sinora in questo round un maggior numero di colpi, ma il colpo più efficace è stato il sinistro di Wolf. Ancora Rosi attacca, finisce il round con il gong, parte qualche colpo di troppo dalle braccia di entrambi. Quindi una ripresa
che a questo punto dobbiamo considerare pari. Rosi ha messo a segno più colpi, ma il colpo più efficace, ripetiamo, è stato quel sinistro che Rosi ha accusato. È stato molto bravo Rosi ad arretrare. Glenn Wolf non ha saputo approfittarne, e quando ci ha provato Rosi è stato abilissimo mandandolo a vuoto e rientrando con i suoi colpi. Vediamo, questa è un'azione precedente, vedete qui Rosi era in difficoltà sul piano tecnico, non poteva portare i colpi, allora ha legato intelligentemente frenando l'azione dell'americano. Vedete, lega Rosi e qui ecco arriva il sinistro, vedete era un po' sbilanciato negli appoggi Rosi, che però è riuscito a stare in piedi e a recuperare. Siamo alla sesta ripresa in diretta da Avezzano, vi stiamo proponendo il campionato mondiale dei medi junior. Gianfranco Rosi è il campione in carica e difende il titolo dall'assalto dello sfidante ufficiale, l'americano Glenn Wolf. Il destro di Rosi, in gancio preciso al volto, al mento. Rosi con un gancio destro ha colpito con estrema precisione Glenn Wolf. Incassa come se niente fosse l'americano, è un autentico carro armato. È rimasto fermo per un attimo Glenn Wolf, poi ha ripreso a venire avanti. Ancora il sinistro di Rosi, poi il destro. Più volte a segno con colpi precisi Rosi, che poi vedete lega. È la sua tattica preferita e interviene Sam Williams. Sinistro ancora d'incontro da parte di Rosi. Il destro di Rosi. Si sono incrociati i colpi, preciso il gancio destro di Rosi al volto. Match intensissimo. Destro in uscita al volto da parte di Gianfranco Rosi. Ancora Rosi con questi colpi che disturbano l'azione di Wolf, ne interrompono la cadenza ritmica e impediscono soprattutto al pugile negro di ragionare. Il sinistro di Rosi, aveva fintato il destro e poi ha affondato, ha caricato il sinistro andando a segno. E ancora sale l'incitamento del pubblico di Avezzano, che con molto calore sta sostenendo la difficile prova di Gianfranco Rosi. Il sinistro di Wolf è andato a segno stavolta, Rosi l'ha sentito, lega. Stavolta il sinistro della telefonata di Wolf, Rosi l'ha bloccato bene, poi mette all'angolo l'americano Rosi. Siamo a meno di mezzo minuto dalla conclusione del round. Montante destro di Wolf, poi il gancio destro corto di Rosi. Montante destro e gancio sinistro di Rosi. Testa a testa tra i due, vedete? Sta finendo il round. Si colpiscono entrambi. Bravo Rosi, che va anche a vuoto, ma mette a segno comunque qualche colpo. E finisce il round con un montante destro in più da parte di Wolf. E il pubblico di Avezzano ha un incitamento particolarmente forte nei confronti di Gianfranco Rosi, che si è aggiudicato di misura questa dura ripresa. Rosi ha sicuramente piazzato moltissimi colpi, i più efficaci sono sempre di Wolf, ma in questa ripresa Rosi ha sovrastato come numero di colpi l'americano. Match, dobbiamo dire, molto bello, che riscatta un po' sul piano spettacolare i precedenti. Rivediamo, Gambuti ci ripropone una fase del sesto round. E ora nuovamente in diretta per la settima ripresa.
nostro parere un punto di vantaggio a metà match per Gianfranco Rosi, che ha toccato qualche istante fa col suo destro al volto, destro dritto, sempre pericolosissimo comunque Wolf. Bravo ancora Rosi, tre colpi messi a segno, sinistro, destro, sinistro, precisi al volto. Interviene con più rapidità quando i due pugili sono in corpo a corpo. Il destro di Rosi, e adesso sta emergendo un po' per la verità la fiscalità di Sam Williams, la temuta fiscalità di Sam Williams. Stavolta aveva fintato il sinistro Rosi e aveva poi caricato il destro in gancio andando a segno. Grande sempre il lavoro sulle gambe da parte di Gianfranco Rosi, la mobilità è una dote essenziale per un pugile come Gianfranco Rosi. In uscita, un gancio corto, poi il sinistro di Rosi che aveva provato un destro andando a vuoto e subendo il sinistro di Wolf. È finita la ripresa, una ripresa che ha detto poco per la verità. Dobbiamo dire che Rosi con molta intelligenza in questo round ha cercato soprattutto di controllare l'americano, di contenerne l'azione, non si è avventurato in scambi pericolosi. Rosi ha preso cioè il sicuro, non ha rischiato, gli è servito questo round per recuperare, per tirare un po' il fiato. Il match è molto duro, quindi chiaramente Rosi deve amministrare le sue forze, soprattutto se, come le cose fanno prevedere, si va al limite delle 12 riprese, anche se c'è sempre lo spettro del KO per quel sinistro micidiale di Glenn Wolf, che ovviamente ci auguriamo non peschi più il nostro Gianfranco Rosi. Siamo alla 8ª ripresa, che comincia con Rosi che va a segno ancora col sinistro, entrando bene nella guardia di Wolf. Sinistro, destro, sinistro di Rosi, tre colpi precisi, efficaci soprattutto i primi due. Il sinistro di Rosi d'anticipo, splendido, un'ottima scelta di tempo per Gianfranco Rosi, che ha bloccato l'americano. È andato a vuoto Rosi, subito allegato, come nel suo stile. Thank you.
pericoloso questo scambio a distanza ravvicinata, poi Rosi va a segno, ha subito il destro di Wolf, si è fermato, Rosi ora lega, prepara probabilmente altri colpi ed interviene Sam Williams a dividere i due pugili. Sinistro destro di Rosi e poi chiude l'avversario Rosi e ancora va a segno, nettamente superiore il numero di colpi messi a segno da Rosi. Qualche fischio per Glenn Wolf per una sua azione disordinata. Un po' più confuso il match in queste ultime due riprese, la stanchezza si fa sentire evidentemente sui due pugili e appanna un po' la lucidità della loro box, ma vedete che Rosi è sempre molto vivo nei suoi interventi di sbarramento e accetta ancora lo scambio a corta distanza. Rosi sta lavorando di più, Wolf in questa fase, siamo alla fine del round, piazzato un po' di colpi Rosi e poi finisce la ripresa. Una ripresa equilibrata, una ripresa sostanzialmente pari, così come la precedente, anche se dobbiamo dire che però Rosi ha portato un maggior numero di colpi rispetto a Glenn Wolf. Ecco l'inquadrato, Glenn Wolf, trentenne di Miami, che per la prima volta nella sua carriera affronta una chance iridata. Grande picchiatore, un record, come dicevamo prima, su 27 vittorie in 29 incontri, ne ha 24 prima del limite, ma attenzione perché questi record vanno analizzati bene, bisogna considerare gli avversari, è partito intanto un rallenti che il pugile ha affrontato e in effetti solo due pugili affrontati da Wolf sono pugili conosciuti, con il primo Bermudez ha pareggiato, con l'altro Maisonet ha vinto. Siamo ora alla nona ripresa, abbiamo superato i due terzi del match. Destro e sinistro di Rosi che poi ha mandato a vuoto il sinistro di Wolf, il sinistro ancora di Rosi e Wolf ci sembra un po' in difficoltà, frastornato dai colpi di Rosi. Attacca Rosi, si scalda il pubblico, si infiamma Avezzano Sportiva che sostiene Rosi in questo incontro. Wolf non è più lucido come nelle prime 6-7 riprese, si è appesantita un po' l'azione dell'americano. Rosi va ancora a segno, comunque sempre pericolosissimo Wolf per la sua potenza, ma Rosi sta sinora disputando un grande incontro. Il sinistro ancora di Rosi in gancio e vediamo Glenn Wolf nei movimenti molto appannato, molto lento, ancora destro e sinistro di Rosi, poi la reazione di Wolf. Attacca Rosi. E alle corde Wolf, Rosi attacca, porta molti colpi, subisce poi la reazione di Wolf. Vedete come sono lente le braccia dei due pugili, non partono più ovviamente con la velocità delle prime riprese, come è naturale, come è logico. Il destro e poi ancora il sinistro di Rosi e poi il destro di Wolf. E a questo punto del match il destro e il sinistro di Rosi li ha sentiti Wolf. Ancora Rosi a segno col destro, bravo Rosi, è in difficoltà Wolf,
Vacilla Wolf, grande Rosi. Un grande incontro da parte di Rosi, ora in difficoltà Glenn Wolf. E il pubblico di Avezzano con grande calore continua ad incitare Gianfranco Rosi. Segnato all'occhio destro Wolf. Finisce la ripresa, una grande ripresa da parte di Gianfranco Rosi, che ha nettamente dominato l'avversario, gli ha inflitto una severa lezione in questo round e abbiamo visto per la prima volta Glenn Wolf realmente in difficoltà, frastornato dai colpi di Gianfranco Rosi, che ha ripreso in mano le redini del match da 3-4 round. Vedete il destro di Rosi che poi lega, e questa è la grande forza tecnica di Rosi, tattica soprattutto, la saggezza nel condurre il match, nel gestire l'incontro. Vedete poi questo destro sinistro di Rosi ancora andare a segno, altre immagini rallentate, il sinistro e il destro di Rosi d'anticipo, mentre Wolf tardava a far partire i colpi. È la decima ripresa. L'Avezzano è il campionato mondiale dei medi junior. Rosi contro l'americano Wolf. Rosi è in vantaggio di punti. Ovviamente c'è da presumere che Wolf giocherà il tutto per tutto in queste ultime tre riprese. Rosi sembra padrone della situazione, sinistra ancora di Rosi. Solo un malaugurato colpaccio può fermare l'azione di Rosi. Il sinistro ancora di Wolf, ha preparato molto bene questo colpo che Rosi ha subito e ha sentito, ma dobbiamo dire che Rosi ora assorbe meglio i colpi dell'americano. Sinistro ancora di Rosi, è entrato chiaramente nella guardia di Wolf, che viene avanti, paga lo scotto di questa sua tattica. Wolf subisce i colpi di sbarramento da parte di Rosi, che spesso lo anticipa. Sinistro ancora di Rosi, preciso, è entrato nella guardia di Wolf. Questo sinistro di Rosi sta continuamente andando a segno. Wolf ormai questi sinistri li prende quasi tutti. Sempre grande mobilità da parte di Rosi. Ancora Rosi a segno, poi lega. Azione classica del perugino. Lavora sempre col jab sinistro Rosi per tenere a bada l'avversario. Il sinistro di Wolf ha centrato Rosi alla tempia. Ha comunque tenuto bene Rosi. Sinistro e destro di Rosi, ancora Rosi a segno. È partito da lontano Wolf, è riuscito a bloccarlo Rosi arretrando e poi fermando con i guantoni il colpo dell'americano. Finita la ripresa, una ripresa che ha visto Rosi tenere duro, controllare soprattutto l'azione dell'americano, che per la verità non ha concretizzato se non in rare occasioni le sue iniziative. Rosi ormai
tatticamente padrone del campo, gestisce benissimo le sue risorse fisiche, tatticamente non lascia spazio all'avversario, vedete come entra col suo destro nella guardia di Glenn Wolf. Certo, i colpi di Wolf sono ancora molto pericolosi, molto potenti, ma Rosi, che ne ha subiti alcuni in questo round, come dicevamo prima, li prende e li assorbe con maggior disinvoltura. E siamo ora alla 11ª ripresa, è la penultima ripresa. Siamo in diretta da Avezzano. Adesso Rosi non poteva far partire i colpi e ha preferito legare l'avversario. In tal modo ne ha bloccato l'azione. Sinistro di Rosi d'incontro. Wolf sta caricando molto i suoi colpi. Solo un colpo da KO può impensierire Rosi in questo momento, e Wolf sta giocando il tutto per tutto. Viene ancora fermato da un destro d'incontro di Rosi. Wolf, Rosi ancora d'anticipo, sinistro di sbarramento di Rosi. Wolf viene sempre avanti, il tema tattico non è mai cambiato. Il destro di Rosi, bravissimo, anticipando l'azione di Wolf. Rosi ha piazzato il suo destro. Sinistro di Wolf e poi la bella reazione di Gianfranco Rosi. Sinistro di Rosi. Poi lega il perugino. Subisce un gancio sinistro di Wolf, poi Rosi a segno con una serie di colpi, era partito con un montante destro, poi ganci corti messi a segno da Gianfranco Rosi. Ancora Rosi col destro, poi due sinistri, un corpo a corpo da parte di Wolf. Lega qui Rosi che deve recuperare un po' di fiato, montante destro di Wolf. Lavora ora Rosi a due mani, è un po' stanco anche Rosi, ma controlla perfettamente la situazione. Appesantita chiaramente anche l'azione di Rosi, che ha subito un montante destro da parte di Wolf. È finita la ripresa, anche questa ripresa sostanzialmente equilibrata. Una ripresa nel corso della quale Rosi ha sì piazzato molti colpi, ma ne ha subiti anche più o meno in ugual misura, si sono alternate le azioni dei due pugili. Round pari, Rosi comunque a 3 minuti dalla conclusione del match nel nostro cartellino è in vantaggio, e quindi adesso Rosi deve badare a portare a termine questi ultimi 3 minuti dell'incontro per confermarsi a scanso di verdetti che speriamo comunque regolari, dovrebbe confermarsi campione del mondo. Non precorriamo i tempi, 12ª ed ultima ripresa. L'angolo di Wolf a asciugare il tappeto del ring. Ah.
destro di Wolf, poi la reazione di Rosi. Wolf sembra voler cercare le ultime possibilità in attacchi continui, ma Rosi, avete visto, l'ha fermata più volte, poi ha subito il montante sinistro di Wolf e poi Rosi è andato a segno col suo destro. Match molto duro, Lega Rosi che era in difficoltà sul piano della stabilità alle corde, deve amministrare con opportunismo questi ultimi minuti del match. Gianfranco Rosi che lega per quanto può, per quanto gli consente del resto l'arbitro Williams, il cui comportamento comunque è stato regolare. Sì, c'è stato qualche momento in cui ha accennato a intervenire con molta fiscalità, ma sostanzialmente il timore di un arbitro che ostacolasse Rosi non c'è stato. E vedete questa grande azione di Gianfranco Rosi, ancora Rosi a segno col sinistro, un sinistro preciso, dritto al volto, poi attacca ancora Rosi che vuol chiudere alla grande questo round. Grande battaglia anche in quest'ultimo round, ha incassato un destro di Wolf Rosi che ora lega. Siamo alla fine dell'incontro, spendono tutto ormai i due pugili, destro e sinistro di Rosi in gancio, lega Rosi che poi chiude con un sinistro lo scambio. Rosi a gran voce, il pubblico di Avezzano, vedete 15 secondi alla conclusione di questo appassionante mondiale dei Medi Junior e Rosi con grande generosità come sempre dà tutto, sta per finire, pochi secondi, il sinistro di Wolf deve far passare questi secondi, gli ultimi del match. Rosi, è finita, urlo di esaltazione da parte del pubblico, è finito il match, Rosi dovrebbe aver vinto. Vedete il pubblico di Avezzano entusiasta per il combattimento, è stato un bel combattimento, vedete Rosi con i suoi secondi, il suo staff, e abbiamo visto Gianfranco Rosi al termine del match chiamare Glenn Wolf e fargli complimenti perché è stato un bel competitore, un valido antagonista, un grande campionato, un ottimo campionato del mondo. Vedete l'occhio sinistro gonfio di Wolf con i suoi secondi che cercano di bloccare, ecco Albonanni di tamponare il gonfiore. Mentre a centro ring, eccolo, viene portato in trionfo Gianfranco Rosi, giustamente soddisfatto della sua prestazione, una grande prestazione. E a questo punto dobbiamo dire che c'era molto scetticismo sulla prestazione di Rosi, erano in molti a dire che Rosi stasera avrebbe perso, ma Rosi ancora una volta ha smentito tutti con una grande prestazione. E avete visto l'espressione rassegnata dell'angolo dei secondi di Wolf, Albonanni era chiaramente deluso, sa che l'impresa al suo pugile non è riuscito. Ed ecco Rosi con la moglie Patrizia, Renzo Spagnoli mi sta portando Gianfranco Rosi, ma io credo che forse sia opportuno aspettare il verdetto, perché con le giurie non c'è mai da fidarsi tanto, quindi forse è meglio sentire prima i cartellini degli arbitri mentre il pubblico impazzisce di gioia
Avezzano è stata proprio grande. Vediamo qui l'onorevole Caffarelli, che è il vicepresidente della Lega di Pugilato, sostenere anche col suo incitamento questo momento favorevole per Gianfranco Rosi. Gianfranco si avvicina qui a bordo ring, chiede di essere lasciato in pace un attimo. Ha ragione Gianfranco. Il pubblico ovviamente, mentre Gambuti giustamente ci ripropone alcune fasi del match, Gambuti vi sta facendo rivedere le fasi finali del match. Dicevamo, Gianfranco Rosi vuole tirare il fiato, una grande prestazione la sua. Gianfranco, e ci sono i cameraman che devono fare il loro lavoro, così come i fotoreporter. Cerchiamo di farci spazio, cerchiamo di farci spazio, cortesemente chiediamo a coloro i quali sono sul ring di consentirci di avvicinare Gianfranco. Gianfranco, non abbiamo ancora sentito i cartellini, hai vinto, non ci dovrebbero essere dubbi. Pari, resta il titolo a me almeno. Vabbè, sono battute ovviamente, la tua vittoria è stata netta. Devo dirti che in giro tutti dicevano stasera Rosi perde. Avevo studiato questo match sotto un profilo solo tattico, perché tecnico oramai non è che abbia tante cose da imparare. Tattico nel sapere distribuire le forze fino all'ultimo, perché sapevo che forse non lo mettevo campo anche se è andato knockout a grongi 3-4 volte. Scusa Gianfranco, c'è il verdetto. Williams, ok, sentiamo la lettura dei cartellini, ma se non si sgombera il ring ovviamente questa lettura non può avere luogo, e allora noi come tutti gli altri adesso cerchiamo di portarci fuori dal quadrato. Aspettiamo la lettura dei cartellini. Avete sentito, Rosi è molto soddisfatto, Rosi, e ne ha buone ragioni, perché stasera ha disputato un grande match e ha dimostrato grande tenuta atletica. E intanto ovviamente gli organizzatori, Renzo Spagnoli, Giulio Spagnoli, fanno di tutto per far sgomberare il ring, perché altrimenti non danno il verdetto. Vediamo il volto dei due pugili, e agli occhi gonfi, tumefatti, Glenn Wolf. La lettura dei cartellini, eccoci. Montella, Italia. Wolf 109, 118 per Rosi. 9 punti da parte di Montella per Rosi. Cornier, il canadese, 110 Wolf, 118 Rosi. Quindi nessun dubbio, grandissima la differenza per Brown, 109 Wolf, 119 Rosi. Quindi vittoria con larghissimo margine di punti da parte di Gianfranco Rosi, che ha stravinto un match peraltro difficilissimo, nel corso del quale ha subito anche colpi molto duri e ha avuto anche qualche momentaccio quando ha subito il sinistro di Glenn Wolf e sei andato al tappeto. Sì, no, diciamo che voglio essere onesto, ho accusato il primo clamorosamente, il secondo un po' meno, però sono stati accusati. Però evidentemente la grande preparazione atletica ancora una volta ha dato ragione a un uomo di 35 anni. Grazie. 34, oh, non è 34. Ma io oramai sono proiettato nel vecchio, quindi vado avanti. No, grazie.
grazie. Comunque, ovviamente, grazie a questo magnifico posto avezzano che è stato veramente caloroso in questi giorni con me. Un grande abbraccio. E questo numero 10, speriamo che 10 mi porti fortuna. Quindi grazie. Decima sfida mondiale, 9 vittorie e una sola sconfitta per Gianfranco Rosi. Nel finale, Wolf, ti ha colpito ancora, ma ormai i colpi suoi non li accusavi più, ma non diciamo, li sentivi diciamo più. Diciamo che io ho accettato anche la seconda ripresa, già la bagarre se vogliamo, sì. Però ero talmente determinato. Poi il colpo, sappiamo che lui con un colpo ti fa risolvere, mi ha preso, ho avuto questa grande lucidità e prontezza fisica e psicologica di reagire e ho dominato il match. Ecco la chiave. E poi la tecnica, va bene. La tua saggezza tattica, come ho detto tattica, più volte. Tattica. Senti Gianfranco, dobbiamo concludere, dobbiamo dare la linea al telegiornale. Grazie a tutti, grazie all'Italia intera perché veramente grazie ci vuole bene. Al tuo coraggio, alla tua generosità, sei un grande campione. Questo sport lo merita, è la nobile arte, non ci dimentichiamo, nobile arte. Certo, senti, una domanda sul tuo futuro. Adesso, mentre Gresta ascolterà con particolare attenzione quello che dici. Adesso voglio fare una bella uscita, ecco, dico solamente questa, voglio fare una grande uscita, perché ora diciamo non penso al domani imminente, però oramai penso a una conclusione degna, credo, di un campione come me che ha dato tanto lo sport italiano, quindi voglio concretizzarla con qualcosa di positivo. Magari Terry Norris, l'altro campione della WBC. Siamo alla conferenza stampa, poi i giornali scriveranno. Va bene. Grazie Mario. Grazie a te Gianfranco Rosi. Amici sportivi che avete seguito con noi in diretta il campionato mondiale dei pesi medi junior, avete visto Rosi confermarsi campione del mondo battendo nettamente ai punti in 12 riprese l'americano Glenn Wolf. Mario Guerini per la telecronaca, Roberto Gambuti per la regia, vi ringrazio per la vostra attenzione. Buonanotte a tutti.